Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Salvini, in una lunga intervista all'ADN Cronos, un'agenzia di stampa, parla di tanti temi, anche di legge elettorale. Per il leader della Lega, il sistema elettorale proporzionale sarebbe la palude, ma non per la politica, per il paese, perché significherebbe non decidere più nulla rimanendo ostaggio dei partitini del 3% per tutta la vita. Significa tornare al pentapartito più ricatti e ricattini. Ci vuole il proporzionale. Chi vuole il proporzionale vuole il male del paese. In realtà, chi è che vuole il proporzionale? Il proporzionale lo vuole Zingaretti. Perché? Inizialmente era per impedire a Salvini di governare bene, no? Mettiamo il proporzionale, così Salvini è obbligato a dar retta anche ai partitini del 3% per non dargli quei famosi pieni poteri. Che poi i pieni poteri di Salvini non erano nient'altro che cercare di poter governare l'Italia senza alleati. Dice che mostruosità, perché si può fare? Nessuno ci è mai riuscito. La Meloni gli diceva: guarda che neanche la DC ci è mai riuscita a governare da sola. Si può governare da soli in Italia? Certo, si può governare da soli raggiungendo più o meno col 42% dei consensi si riesce ad avere in Senato e in Parlamento, cioè a Montecitorio, la Camera dei Deputati, con queste leggi elettorali si può governare senza alleate. Ad esempio, se la Lega raggiungesse il 42, potrebbe governare senza Meloni, senza Berlusconi, da solo. Naturalmente, questo terrorizza Zingaretti e il centro-sinistra perché considerano Salvini una sorta di neofascista, cattivissimo, razzista, quindi paure assolutamente infondate perché non è la realtà questa, ma loro credono che sì e lo fanno credere al loro popolo. L'idea del proporzionale era per fermare Salvini, poi hanno deciso di fare l'alleanza con i 5 Stelle per fermare Salvini. Ma non è solo quello il motivo perché il centro-sinistra vuole la legge proporzionale. La voleva anche, facendo finta, o meglio, faceva finta di volere la legge proporzionale, cambiando quella attuale che hanno. Sapete chi ha fatto la legge attuale? Il PD. Ecco, perché voleva cambiarla? Voleva cambiarla per fare in modo che, sentite bene, Renzi, spaventato dal cambio della legge elettorale perché avrebbe portato a un innalzamento della soglia di sbarramento dal 3 al 5%, quella è la soglia per poter accedere alla politica, innalzando quella soglia, lui sarebbe stato matematicamente tagliato fuori dalla politica, fatto fuori politicamente. Quindi Renzi, non potendo accettare questa nuova legge elettorale, avrebbe fatto cadere il governo. Bene, sulla legge elettorale il PD non è riuscita a spaventare Renzi, non è riuscita a cambiarla perché non ha i numeri in Parlamento, non vedono più neanche la necessità di cambiarla per fermare Salvini perché Salvini non è andato verso il 42% ma è sceso al 25%. Quindi non hanno più questa paura dell'uomo solo al comando e del partito solo al comando, rimaneva solo il fatto di cercare di far cadere il governo per mezzo di Renzi, senza intestarsi la paternità di far cadere il governo. Questa è la motivazione perché il centro-sinistra voleva cambiare la legge elettorale. Naturalmente, cambiando la legge elettorale, come dice Salvini, andavano a peggiorare la governabilità dell'Italia. Non so se avete capito che al centro-sinistra non gliene frega niente dell'Italia, no? Cambiamo la legge elettorale per danneggiare Salvini e danneggiano principalmente l'Italia. Cancelliamo i decreti sicurezza di Salvini per fare un dispetto a Salvini, ma fanno un danno permanente all'Italia. Adesso vogliono a tutti i costi prendere il MES per fare un dispetto a Salvini, ma fanno un danno all'Italia. Capite che c'è una compagine sinistra che il loro unico obiettivo è fare un danno al paese. Non un obiettivo, l'obiettivo è fare quello l'opposto di quello che dice Salvini, ma la conseguenza di questo è un danno, a volte irreversibile, al paese. Perché un sì al MES è un danno irreversibile. Le porte aperte all'immigrazione clandestina,
Una volta che i clandestini sono entrati, poi sono scappati, sono spariti e sono invisibili nelle città, è un danno permanente all'Italia. Quindi una sinistra infantile che per sbandierare al proprio elettorale delle presunte vittorie, il MES, la cancellazione dei decreti di Salvini, fa un danno al nostro paese. Ditemi voi se questo è un modo di far politica e di governare. Ecco. Mentre sull'Unione Europea, Salvini ribadisce la sua posizione con riferimento alla collocazione europea. Dice sovranista, populista, credo poco alle etichette, sono stereotipi. Il PD è democratico, dice. Si domanda ancora e assicura che per ora la Lega non lascia il gruppo di identità e democrazia. È una cosa solo giornalistica, noi restiamo lì. Con francesi, rumeni, con tedeschi e con gli austriaci. È tutto un po' surreale, dice. In Ungheria c'è il cartello di tutti contro Orban, dai verdi ai socialisti all'estrema destra di Jobbik, che prima venivano considerati a destra di Orban, ma ora per la stampa italiana è un movimento di centrodestra, mentre ieri erano neonazisti. Sarei già dovuto andare in Austria, in Portogallo, in Albania, in Serbia, ma per ora non puoi pianificare nulla, aggiunge riferendosi ai tour europei annunciati con Giorgetti qualche settimana fa. Quindi la domanda, il PD è democratico? No, i Dem sono democratici, no? Si domanda Matteo Salvini. Bella questa domanda. I Dem sono democratici? Beh, insomma, voi che ne pensate? Certo che quelle parole sovranista, populista, sono degli insulti, sono diventate degli insulti, no? E tu sei un sovranista, voi si immagina, no? Il re, no? Con lo scettro, la corona e tutti, viva il re, viva il re. Cosa sono i sovranisti, quelli che inneggiano all'impero? Cosa sono i nostalgici imperialisti? I sovranisti, che stupida definizione, ma veramente troppo stupida. E populista? Populista ormai è un insulto, sei un populista, no? Come dire, populista è come dire sei un ignorantone. Populista significa un po' ignorantone, qualunque, populista, qualunquista. Populista uguale quello che fa i discorsi da bar, no? Quei discorsi superficiali senza né capo né coda, no? Con un governo così, siamo messi bene. Perché? Siamo messi bene. Il populista è un po' il sempliciotto, no? E il sovranista è quello che inneggia al sovrano. Che sciocchezze, no? Che sciocchezze. Grazie e buon proseguimento di giornata.